3 italiani sono scomparsi nel nulla in una cittadina di 16.000 abitanti a 700 km da Città del Messico, dove facevano i venditori ambulanti. La denuncia arriva dalla famiglia napoletana, che non ha più avuto notizie dei familiari da 18 giorni. Della vicenda è stata informata anche la Farnesina, che sta seguendo il caso con l'ambasciata Città del Messico, in stretto raccordo con le autorità locali e in costante contatto con la famiglia. I tre scomparsi sono il 60enne Raffaele Russo, suo figlio Antonio e suo nipote Vincenzo Cimmino, rispettivamente di 25 e 29 anni. Ad oggi non è pervenuta nessuna richiesta di riscatto, dicono i familiari in un comunicato. Chiediamo la massima diffusione della notizia e delle foto segnaletiche, aggiungono. Russo si trovava in Messico da tempo, in una città dello stato di Jalisco, dove vendeva in strada prodotti acquistati a Napoli da commercianti cinesi. Antonio e Vincenzo, invece, erano arrivati soltanto 5 giorni prima della sparizione, anche loro per lavorare. I carabinieri hanno arrestato per contrabbando di sigarette Patrizia Lavino, una 51enne di Ercolano già nota alle forze dell'ordine. Nel corso di controlli nel capannone di una ditta di parcheggi di mezzi pesanti gestita dalla donna, i militari dell'arma hanno scoperto che, usando un gioco di sporgenze e rientranze della costruzione, era stato ricavato un locale segreto all'interno del quale sono state rinvenute e sequestrate 800 casse di sigarette di contrabbando, pari ad 8 tonnellate di bionde illegali, che erano in procinto di essere distribuite in vendita tra Napoli e province, e si stima avrebbero fruttato fino a 1 milione di euro. Vasta operazione antidroga della Polizia di Stato, denominata Pusher, in tutta Italia, nei centri urbani e nei luoghi di aggregazione giovanile. L'operazione ha visto impegnate le squadre mobili di Avellino, Ascoli Piceno, Bergamo, Brindisi, Enna, Ferrara, Imperia, Livorno, Modena, Novara, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa e Prato, e coordinate dal Servizio Centrale Operativo. Si tratta di un'operazione a tappeto a cui hanno collaborato anche altre articolazioni territoriali della Polizia di Stato, divisione anticrimine, reparti prevenzione, commissariati e uffici prevenzioni generali. Sono state arrestate 25 spacciatori, 4 italiani e 21 stranieri, 11 persone deferite in stato di libertà, sequestrata cocaina, eroina, hashish, marijuana e droghe sintetiche. Sono stati inoltre emessi 144 avvisi orali, 61 fogli di via obbligatori, 2 ammonimenti e 7 DASPO. Nell'ambito di un'attività investigativa finalizzata alla tutela dell'ambiente e del contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio in costiera amalfitana, i carabinieri della stazione di Amalfi hanno eseguito a Conca dei Marini, in località Ciglio Grado, un importante sequestro di aree sottoposto a deturpamento, sbancamento illegale di roccia e abusi edilizi, con il deferimento all'autorità giudiziaria di 19 persone ritenuti responsabili a vario titolo dei lavori. L'attività investigativa ha avuto inizio nel mese di gennaio, quando a seguito di un sopralluogo dei militari dell'arma con la polizia locale è stato scoperto che nella località Ciglio Grado, dove da alcuni mesi erano in corso lavori pubblici di realizzazione di una strada carrabile lunga circa 1 chilometro, erano state illecitamente create delle vere e proprie voragini di sbancamento di roccia. Sono 19 gli indagati, la cui posizione ora è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Provano contro di loro la truffa dello specchietto per estorcere denaro. Al rifiuto dei due li aggrediscono. I malcapitati, lui un 26enne e lei una 24enne, finiscono in ospedale con una prognosi rispettivamente di 10 e 7 giorni. Si tratta di questo episodio avvenuto nella zona tra Corso Vittorio Emanuele e Via Tasso a Napoli. La coppia, a bordo di una Lancia Y, è stata bloccata da una Smart su cui viaggiavano un uomo, due donne ed un bambino. L'uomo ha inveito contro i giovani sostenendo che gli avevano rotto uno specchietto retrovisore, pretendendo il risarcimento immediato in contanti. Le vittime della truffa non ne hanno voluto sapere e sono scattate le minacce. L'uomo brandiva un coltello, poi ha preso a pugni il 26enne, mentre una delle donne se la prendeva con la giovane, strappando le intere ciocche di capelli. Alla fine la Smart si è allontanata e i due giovani si sono recati al Fate Bene Fratelli per essere medicati. Sul caso sta indagando la polizia. E nel corso di controlli per il contrasto del trasporto e gestione illecita di rifiuti, i carabinieri della stazione forestale di Marigliano hanno denunciato un 64enne di Caivano, già noto alle forze dell'ordine, che con il suo furgone si aggirava nella zona Asi di Acerra trasportando senza alcuna autorizzazione rifiuti speciali non pericolosi, 5 quintali di materiale ferroso. Il mezzo e il materiale trasportato sono stati sequestrati, contestate anche sanzioni amministrative per inosservanza
ignoranza alle norme del codice della strada. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, come di consueto prossimo appuntamento tra un'ora circa, più tardi.